Bene, siamo nella casa di Paolo e stiamo parlando con il fratello, l'ingegnere Salvatore. Parlare con l'ingegnere Salvatore desta sempre tanta emozione, perché è l'emozione che trasmette Salvatore, un'emozione che è intrisa di ricordi, ma anche di voglia di verità. La casa di Paolo racchiude all'interno tanta di questa voglia, ma soprattutto la voglia di giustizia. Lei, ingegnere, con la creazione di questa casa di Paolo, cosa si propone di fare? Ma guardi, io in effetti il mio intento fondamentale della mia lotta è la verità e la giustizia. Io infatti non voglio mai sentire parlare di ricordi, perché i ricordi sono una cosa cristallizzata, una cosa che si esaurisce, mentre invece la lotta per la verità e la giustizia è una cosa che si vive ogni giorno, anche se purtroppo a un certo punto mi sono dovuto accorgere che io gli anni che mi restano da vivere in un paese come il nostro, in cui ci sono state tante stragi, e tante di queste stragi sono state stragi di Stato, per le quali a decenni di distanza verità e giustizia ancora non c'è. Allora io a un certo punto ho perso anche la speranza di riuscire nel corso degli anni di vita che mi restano a vedere questa verità e questa giustizia. Allora ho voluto fare nascere qualche cosa che restasse anche dopo di me, e perché, non per ricordare Paolo, ma per fare sì che i ragazzi che vivono in questo quartiere, o chi da tutto il mondo, perché qui passano i turisti, passa gente che arriva da tutto il mondo, passano, vedono scritto Casa di Paolo, si incuriosiscono ed entrano, e qui possono venire a trovare Paolo per quello che è, che era quando era vivo e che continua a essere anche da morto, perché Paolo in effetti non è mai morto. Lo hanno ucciso, però uccidendolo hanno reso vivo per sempre, perché continua a vivere dentro tante le persone, le tante persone che lo hanno ammirato, che gli hanno voluto bene, che hanno un vero e proprio amore per lui. Io incontro ragazzi oggi che non erano nati quando Paolo è stato ucciso, che proprio vivono col desiderio addirittura di continuare quello che ha fatto lui, di diventare magistrati, di fare qualche cosa per Paolo. E in questo luogo io voglio che rappresenti il centro di questo amore di Paolo che non morirà mai, e che qui i ragazzi del quartiere, il quartiere dove lui è nato, è cresciuto, i figli di quei ragazzi che erano i nostri compagni di giochi quando eravamo ragazzini, possono venire a trovare quel Paolo che non hanno conosciuto. Questa città è una città ricca di steli, di lapidi, di ricordi, di gente che si è sacrificata per noi, eroi, e nei confronti dei quali dovremmo sentirci vigliacchi. Potrà in seguito, il futuro, sopprimere questi ricordi o i ricordi vinceranno sulla memoria della gente? A me non mi piace né la parola noi né la parola ricordi. Paolo non era un eroe, non lo erano nessuno delle persone che sono morte, erano persone che volevano vivere, che avrebbero voluto vivere, che non avevano fatto altro che fare un giuramento ad uno Stato, giuramento che hanno mantenuto fino alla fine, a uno Stato che purtroppo invece tante volte li ha traditi, perché io ritengo che l'assassino di Paolo in particolare, ma anche altri, anche quello di Falcone, anche quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa, non siano opera della mafia. La mafia è stata semplicemente la mano armata di pezzi di uno Stato deviato, in un paese in cui gli equilibri politici sono stati determinati a forza di stragi e di stragi di Stato. I punti cruciali della storia del nostro paese, dalla fine della guerra in poi, sono disseminati di stragi che sono avvenuti in momenti particolari della storia del nostro paese e che hanno dopo cambiato in qualche maniera gli equilibri. Quella che chiamano Seconda Repubblica è una repubblica che ha le fondamenta intrisa del sangue, delle stragi di Capaci, di Via D'Amelio, di Via dei Giorgofili, di Via Palestro. Di questo sono intrise le fondamenta della nostra storia, del sangue di questi martiri, li chiamo io, non eroi. E purtroppo, e questo è un peccato originale che pesa sulla storia del nostro paese,
se non si lava il quale, e si può lavare soltanto attraverso la verità e la giustizia, il nostro paese non potrà mai dirsi un paese veramente libero. Questi martiri, dobbiamo chiamarli così perché hanno continuato a lottare nonostante avessero capito la superiorità e la crudeltà del nemico, in questo senso vanno definiti martiri, ma grazie a loro è stato segnato un solco all'interno del quale tutti quanti possiamo cercare di fare qualcosa. Cosa dovremmo fare? Certo, guardi, io penso agli ultimi giorni di Paolo. Paolo aveva una fiducia, una fedeltà e una dedizione alle istituzioni che più grande non poteva essere. Io penso agli ultimi 57 giorni di Paolo, quando Paolo si è dovuto rendere conto che quello Stato a cui aveva prestato giuramento, all'interno di quello Stato ci fosse uno Stato deviato che stava tramando per la sua morte, uno Stato che stava trattando con quell'associazione mafiosa e quella criminalità organizzata che gli aveva assassinato il fratello, perché Giovanni Falcone era veramente fratello di Paolo. Quello che possiamo fare noi è scuoterci dalla nostra indifferenza, convincerci che non possiamo delegare le nostre lotte a qualcuno che lotta al posto nostro, perché questo è quello che è sempre successo nel nostro paese. Abbiamo sempre delegato, abbiamo sempre pensato che qualcun altro dovesse fare qualcosa che invece potremmo fare anche ciascuno di noi, ciascuno nel nostro piccolo. Io ai ragazzi che mi vengono a dire io voglio fare magistratura perché voglio diventare come Paolo, gli dico non c'è bisogno di diventare magistrati, basta essere un cittadino onesto, basta denunziare quello che vedi quando c'è bisogno di denunziarlo, basta quello. Se ciascuno di noi facesse quel poco che ciascuno di noi può fare, non ci sarebbe bisogno di martiri, di eroi. E glielo dico anche quando mi vengono a dire ma noi cosa possiamo fare, io gli dico a sti ragazzi, ma non solo ai ragazzi, anche agli adulti, dico guarda, se tu vieni a chiederlo a me che cosa posso fare, già stai sbagliando, perché tu deleghi a un altro anche le risposte che poi devi trovare dentro te stesso. Ritatea, quella ragazzina che non era una pentita, non aveva niente di cui pentirsi, se non dalla sfortuna di essere nata in una famiglia in cui il padre era un mafioso ed era stato ammazzato perché era un mafioso dai suoi stessi compagni. Il fratello era un mafioso ed era stato ucciso per lo stesso motivo. Lei, per uscire da questa spirale, aveva deciso di dire tutto quello che anche da ragazzina aveva conosciuto all'interno della sua famiglia. Poi, quando Paolo morì, lei si buttò dal balcone della casa a struttura protetta dove viveva a Roma e disse adesso che non ci sei tu nessuno mi può proteggere, e si uccise. Però prima lasciò scritto nel suo diario: la mafia potrà essere sconfitta quando ciascuno di noi avrà sconfitto quella piccola parte di mafia che già sta dentro di noi, la maniera di pensare, la maniera di cercare raccomandazioni, la maniera di cercare vie traverse per arrivare dove non riusciamo ad arrivare. Qui a Palermo c'è una maniera di dire, quando dice mi serve un certificato, conosciamo qualcuno al comune, devo andare a ricoverarmi all'ospedale, conosciamo qualcuno all'ospedale. Qui a Palermo c'è l'abitudine di non reclamare i propri diritti, ma di chiederli come favori. Ecco, è tutta una mentalità che deve cambiare, ma la prima cosa che deve cambiare è l'indifferenza. L'indifferenza, il pensare, e succede anche qua, che non siano fatti nostri, che c'è qualcun altro che deve lottare, la magistratura, le forze dell'ordine. No, e io lo dico questo con cognizione di causa. Perché? Perché io, dopo aver fatto la scelta di andare a vivere al nord, lo feci a 27 anni, appena laureato, andai a vivere a Milano e da lì seguivo quello che faceva Paolo qui a Palermo, il suo inizio nella magistratura, il maxi processo, lo seguivo e lo ammiravo per quello che faceva. Però sa cosa pensavo? Che non erano più fatti miei, che io ormai vivevo in un altro paese, che i miei problemi li avevo risolti. Tranne poi accorgermi che tutto quello da cui è fuggito ce l'avevo lì di nuovo a due passi, e su una forma molto più subdola, molto difficile da riconoscere, di quella
che avevo visto io da ragazzo, perché io avevo visto i morti ammazzati per strada, ho visto il sindaco che mentre Palermo c'era il sacco di Palermo diceva che la mafia non esisteva, e la stessa cosa diceva il cardinale di Palermo, che la mafia era un'invenzione dei comunisti, e io invece vedevo cos'era la mafia. La gente lassù non lo vede tutto questo, perché la mafia ha assunto un'altra forma, la forma della finanza, la forma dei colletti bianchi, la forma della corruzione, e c'è anche il pizzo al nord. E la gente però, agli incontri che io faccio in tutta Italia, spesso mi dicono sì, ma questi sono problemi del sud, e non si accorgono quegli industriali che magari in un momento di crisi accettano i soldi a basso prezzo, i capitali a basso prezzo che gli vengono offerte da finanziare, quando magari la banca li respinge e li manda proprio da quelle finanziarie, e loro adoperano quei soldi che qualcuno gli dà per magari per tenere in piedi la propria azienda, e non si accorgono che si mettono una corda al collo che poi qualcuno comincerà a tirare, a stringere, e infatti ogni tanto si vedono gli effetti industriali nel Veneto che si suicidano. Certo. Sono qui, c'erano i morti ammazzati per le strade e li vedevamo, lì sono dei morti invisibili che non si vedono, ma ci sono gli stessi problemi, non solo, e sto vedendo le stesse cose che dicevano a Palermo, il sindaco che diceva che la mafia non esiste, ma il sindaco era un mafioso, si chiamava Vito Ciancimino, il cardinale Ruffini diceva la stessa cosa. Oggi in quell'altro paese in cui io avevo scelto di vivere, quando c'era da fare una commissione d'inchiesta a livello municipale a Milano per verificare i possibili commissioni, introduzioni negli appalti dell'Expo, e si doveva fare per i possibili commissioni con l'Andrangheta, si doveva fare questo tipo di commissione, il sindaco, la Letizia Moratti, disse che non c'era bisogno perché in Lombardia l'Andrangheta non c'era, esattamente le stesse parole di Vito Ciancimino, ma Vito Ciancimino era un mafioso. E perché Letizia Moratti, il sindaco della passata amministrazione, dice le stesse cose? Magari non perché, solamente perché è mafiosa, Vito Ciancimino è affiliato alla mafia, ma magari ci sono troppi industriali al nord che fanno affari con i mafiosi. Certo. E quindi questa è la conseguenza. E il giorno dopo la stessa cosa disse il prefetto, il rappresentante dello Stato. Quindi a cosa è servito cercare un altro paese per me? A nulla. Un altro paese in Italia non esiste, e forse non esiste neanche all'estero, perché ormai la mafia si è globalizzata. Prima che si globalizzasse la Fiat, l'Andrangheta ha stabilito delle endrine in Colombia per trattare direttamente con i narcos. La Germania è piena di 'ndranghetisti, di famiglie di 'ndrangheta, però sa cosa dicono i tedeschi? E l'hanno detto mia sorella, che è stata parlamentare europea, ha dovuto sentire queste risposte. Dicono: ma se qui pagano le tasse, a noi va bene così, basta che se l'attività che mettono in atto qui paghino la tassa. E questa è una mentalità che porterà sì a far sì che la mafia, l'andrangheta, la criminalità organizzata si estenda, non abbia più confini, e non ci sono neanche le legislazioni adatte lì, perché in Germania non esiste una legge per associazione mafiosa, come peraltro non esisteva fino al 1980 neanche qui in Italia. Il 416 bis è stato approvato dopo l'assassinio della Chiesa, credo, e lì all'estero non esiste, rende difficile anche le rogatorie internazionali, perché il reato di mafia non esiste. Come prima, anche in Italia non era un reato l'associazione mafiosa, dovevi commettere un reato, venivi processato per quello specifico reato, ma non per mafia. Questo percorso è un percorso induttivo, è un percorso di crescita morale, culturale, sociale, però colgo nel suo discorso anche la constatazione che la malavita si espande, raccoglie accoliti. Malavita è una parola riduttiva, la malavita era la leggera che c'era in Lombardia, dove la malavita era la malavita dei truffatori, banditi. L'associazione mafiosa sono ben altro, associazioni criminali. Cioè, se è un antistato, è un'associazione che viene creata proprio per
diciamo, insinuarsi anche all'interno dello Stato. E continua a crescere, continua a vincere. Continua, diciamo. Ecco, allora, a vincere se... anche se cambiando in qualche maniera forma. Le strategie. La mafia si sta a riciclare. Prima vivevano di contrabbando di sigarette, poi qui la calza, questo luogo qui, era il regno di Masino Spadaro, che era un semplice contrabbandiere di sigarette. Poi è passato alla droga, poi è passato ad altro. Certo. La mafia ha una capacità di adattamento che è incredibile. Ma diciamo, in questa sua analisi molto particolare, molto attenta, molto specifica, eccetera, non le viene in mente di dover prendere in considerazione che l'unica maniera per battere un nemico politico serve per questo nemico politico un altrettanto nemico altrettanto politico, però che lavori per il bene e non per il male? E certo, il problema è che purtroppo il sistema di potere di oggi è basato proprio sulla complicità e io penso addirittura anche sui ricatti incrociati relativi ai contenuti di un'agenda rossa che è stata sottratta dalla macchina di Paolo. Lì c'era scritto tutto, sicuramente tutti quelli che avevano partecipato alla trattativa, tutto quello che Paolo aveva scoperto. Quell'agenda doveva sparire insieme a Paolo e io credo che su quei ricatti incrociati, perché di trattative ce ne sono state due, si parla di trattativa, però c'è stata una prima trattativa che venne, diciamo, messa in piedi dagli ex potenti democristiani che avevano sempre fatto patti con la mafia, avevano scelto quei patti, avevano sempre assicurato l'impunità alla mafia, ne avevano ricevuti i voti e dai quali la mafia si sentì tradita quando le sentenze del mass processo divennero definitive. E a questo punto la mafia decise di vendicarsi di chi non aveva mantenuto i patti, viene ucciso Lima, viene ucciso uno dei fratelli Salvo, viene stilata una lista dove ci sono dentro Mannino, ci sono dentro altri personaggi, i quali per salvarsi la vita spingono parte dello Stato a far partire questa prima trattativa. Però la mafia ha bisogno del potere, la mafia aveva abbandonato la Democrazia Cristiana, aveva abbandonato, era passata in un primo periodo di interludio ad appoggiare i radicali, i socialisti, perché in qualche maniera sperava, visto che erano una forza politica garantista almeno verso l'esterno, di poter sfruttare quelli. Ma poi la mafia ha bisogno del potere e addirittura avevano pensato di fare un partito gestito direttamente dalla mafia sull'onda delle liste che sorgevano al nord, le leghe varie qui in Sicilia. Bagarella stava creando una lista Sicilia Libera che direttamente potesse gestire, era la mafia che entrava direttamente in politica, certo. Visto che la politica aveva tradita, allora diciamo cercava di gestire in proprio, però poi a questo punto comincia a nascere Forza Italia, la mafia capisce che può essere quella la forza che prenderà il potere e cambiano gli interlocutori della trattativa. Prima Ciancimino, Riina, a quel punto invece cambiano gli interlocutori della trattativa, Riina viene praticamente consegnato e gli interlocutori nuovi sono Provenzano e Dell'Utri, quello che rappresenta la forza politica emergente, che in effetti poi prende il potere e questo fa sì che tra i partecipanti alla prima trattativa, ex democristiani, poi diventati in qualche maniera quello che oggi è il PD, perché alla fine non è nient'altro di diverso, e forze politiche invece di estrazione diversa, di destra, che però non è più la destra, mio fratello era una persona di destra, ma se avesse visto questa destra non l'avrebbe riconosciuta. E nasce quindi una nuova, diciamo, corrispondenza che io la chiamo Patto del Nazareno. Questo è per me. Il PD di oggi cosa ha a che fare con il Partito Comunista di una volta? Il PD di oggi sta realizzando il programma di Berlusconi, né più né meno. Così la vedo io. E questo nasce, ripeto, dai ricatti incrociati di chi ha partecipato alla stessa scellerata trattativa con la criminalità organizzata e che quindi oggi in qualche maniera
devono pararsi a vicenda, devono testimoniare, cioè non attaccarsi a vicenda, perché sono sullo stesso carrozzone, diciamo. Forse sarà una visione semplicistica, ma non lo è, le assicuro. È spiegata con parole semplici, ma non è una visione semplicistica. È quello che accade nelle normali competizioni amministrative, ma non solo quelle, anche regionali, in ogni parte d'Italia. Quando si fanno le votazioni, vengono assoldati, comprati i voti dalla gente che fa questo mestiere, dai malavitosi, mafiosi, eccetera. E quindi a livello nazionale viene la stessa cosa. Sì, E quindi devono poi corrispondere i favori che hanno ricevuto in uguale misura. Certo. Ecco, quello che volevo chiederle in conclusione, ingegnere, è questo percorso, questo seme che lei ha piantato, che ha bisogno di crescere, ha bisogno di espandersi, ha bisogno di avere molto spazio. Io le auguro una lunghissima vita, le auguro mille anni di felicità. Io no, le assicuro. Ma le dopo assicuro, sono anche. No, noi vogliamo stanco, che lei viva tantissimo, perché lei rappresenta gran parte, tantissima parte di noi. Dopo, fra mille anni, quando lei non ci sarà, ha pensato questo seme chi dovrà coltivarlo? Io sto molto, confido molto nei giovani. D'altra parte lo faceva anche mio fratello, lo faceva anche Chinnici, per esempio, e quindi io sto cercando, rendendomi conto di non avere più un numero di anni sufficiente addirittura da poter vedere giustizia e verità. Io ho perso la speranza di vedere io giustizia e verità, allora sto trasfondendo questa mia speranza nei giovani e addirittura tanto da cambiare anche il target dei miei incontri. Io oggi accetto incontri soltanto con i giovani nelle scuole, perché è una cosa forse egoistica, perché voglio che la mia speranza viva il più a lungo possibile, e quindi mi riverso la mia speranza nei giovani, perché cerco di piantare dei semi in maniera che loro poi il più a lungo possibile possano continuare questa lotta, che è una vera e propria lotta di resistenza, che è infatti il grido che io spesso nei miei incontri lancio, perché ritengo di essere in una lotta proprio di resistenza. Mi sento in un paese occupato in cui bisogna combattere per raggiungere la libertà, per sentire quel fresco profumo di libertà di cui parlava anche mio fratello, che oggi purtroppo, e adopero sempre parole di Paolo perché non ne potrei trovare di migliori, è ancora, diciamo, sommerso dal puzzo, Paolo lo diceva, del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e della complicità. Paolo usava queste parole 25 anni fa, sono quanto mai attuali oggi, perché questo veramente oggi hanno raggiunto un livello parossistico, il livello della corruzione, anche della indifferenza. Perché non parlo più agli adulti? Perché ritengo gli adulti hanno capito, oppure è inutile che cerco io di fargli capire. I giovani sono molto più ricettivi, i giovani, nonostante non fossero neanche nati quando è avvenuta quella cosa, hanno bisogno di capire il passato per cercare di determinare il loro futuro. È una cosa che vogliono fare, cercano di fare, e io trovo nei giovani una sensibilità estremamente più grande che quella che trovano negli adulti. Gli adulti, purtroppo, tanti di loro pensano che non ci sia più niente da fare, hanno una sorta di rassegnazione rispetto a quello che succede in Italia. Nei giovani no, non parlo di tutti i giovani, c'è sicuramente una parte che è sottoposta ai messaggi che gli arrivano dall'informazione ufficiale, dalla televisione, che ormai fa vedere il mondo come un mondo a premi in cui si deve vincere per sedersi sul trono, per battere gli altri, eccetera, dove si esalta la competitività, però la competitività basata sul nulla, sui contenuti, ma sulle apparenze. E questi giovani quindi vengono fuorviati, però nei giovani invece che leggono, che si informano, e lo fanno attraverso quella cosa che è la rete, dove anche lì bisogna stare attenti, perché la disinformazione è penetrata anche nella rete, ma per quelli che sono in grado di discernere tra informazione vera e informazione artefatta, che ripeto è arrivata anche sulla rete,
trovo molta sensibilità, molta voglia di sapere, molta voglia di conoscere e molta voglia di reagire, molta voglia di cambiare. Io vorrei concludere facendo un'ultima domanda al nostro ingegnere Salvatore. La sofferenza che ha colpito lei è diffusa in gran parte di questa regione e non solo in questa regione. Nomi illustri sono stati colpiti e persone importanti hanno avuto sofferenze molto vicino alla sua. I familiari di questa gente come pensa che abbiano metabolizzato e perché non sono accanto a lei? Guardi, i familiari delle vittime di mafia hanno una vita difficile. Hanno una vita difficile perché ci sono due possibilità. O tu ti limiti a una volta all'anno a mostrare davanti alla televisione e a fare qualche lacrimuccia, a mostrare il vito triste, a ricordare qualche ricordo del tuo congiunto, e allora una volta all'anno ti vengono a cercare. Se invece tu vuoi lottare per la verità, per la giustizia, invece viene attaccato da tutte le parti, ti stanno addosso. Se abbracci Ciancimino, perché puoi abbracciare un uomo perché ritieni che stia pagando del suo per una scelta che ha fatta. Io non mi sono mai pentito di un abbraccio, mi posso pentire di aver dato un pugno in faccia a una persona, ma di abbracciare una persona perché ritengo che per avere fatto una scelta sta pagando di persona, non vedo che cosa ci sia di male. Anche se oggi, se dovessi rincontrare Ciancimino, non lo ribraccerei, perché a un certo punto è tornato indietro in qualche maniera davanti alle sue scelte. Le sue ultime deposizioni al processo di Caltanissetta mi hanno fatto un po' ricredere, probabilmente perché ha avuto paura, poi perché è una persona che è nata, che è cresciuta sotto suo padre che era un mafioso, è cresciuta in mezzo ai servizi che erano di casa, a casa sua, e quindi diciamo è ormai diciamo preso all'interno di un certo giro, per cui è difficile tirarsene fuori. Ma io ho riconosciuto la bontà della sua spinta. Lui mi ha detto, e io gli credo, che la sua spinta iniziale fosse stata quella, che faceva quello perché suo figlio non si dovesse vergognare come lui dal fatto di chiamarsi Ciancimino, e questa spinta iniziale è giusta. Poi ritengo che abbia in qualche maniera continuato forse rendendosi conto di quello che stava pagando per questa sua scelta, cioè che tutti quelli che prima lo incensavano, lo onoravano, adesso non lo salutano più quando lo incontrano per strada. Però ripeto, se fai certe scelte come la mia, ti succede poi che un giornalista del giornale, credo, non mi ricordo più come si chiama, io lo cancello certi nomi, quando fa un articolo in cui mi cita, se cita per 10 volte il mio nome, scrive Salvatore Borsellino, di professione fratello di Paolo Borsellino, quando io la mia professione, quella di ingegnere, continuo a farla oggi perché mi permette di pagare, di avere la possibilità di mettere in piedi quello che sto mettendo in piedi qui alla calza, senza chiedere una linea a quell'istituzione da cui invece pretendo solo verità e giustizia. Quindi ripeto, sa perché non c'ho tanta gente vicina? Perché la mia è una scelta scomoda, la mia di mettermi contro non le istituzioni. Le istituzioni sono sacre, erano sacre per mio fratello, lo sono anche per me, ma le persone che indegnamente occupano certe volte le istituzioni. Per me il presidente Napolitano ha occupato indegnamente il mandato che noi gli avevamo affidato di rappresentare la presidenza della Repubblica, perché per esempio distruggendo quelle intercettazioni ha fatto sì che io, se oggi dovessi sostenere che in quelle intercettazioni Napolitano ha promesso l'impunità a Nicola Mancino, lui non può dimostrarmi il contrario, ed era il Presidente della Repubblica, rappresentava la Presidenza della Repubblica, rappresentava la più alta delle nostre istituzioni, e quindi ha creato un vulnus gravissimo alla prestigio dell'istituzione stessa facendo quella scelta. Lo ha fatto sollevando il conflitto di attribuzioni verso la Procura di Palermo. Io speravo moltissimo in quei processi,
di Palermo, di Caltanissetta, e mi aspettavo che il giorno in cui sono partito per i processi dal Presidente della Repubblica arrivasse un messaggio a quei magistrati dove gli assicuravano tutto l'appoggio necessario per arrivare alla verità e alla giustizia. Invece il silenzio anche quando quei magistrati sono stati minacciati di morte. L'anno scorso abbiamo fatto una manifestazione a Roma in cui il 14 novembre abbiamo chiesto alle istituzioni un messaggio di solidarietà al giudice Di Matteo per le minacce che gli arrivano, a mio avviso non dalla mafia, perché non è alla mafia che interessa fermare Di Matteo, è a quelli cui i nomi sono scritti nell'agenda rossa, a quei politici che hanno partecipato alla trattativa. A cosa può interessare a una persona ridotta al 41 bis che farà la stessa morte di Provenzano minacciare un magistrato che sta indagando sulla trattativa? La trattativa è un'elevazione di status per Riina, è stato trattato come un capo di Stato con il quale si può trattare. E quando io personalmente ho chiesto al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Camera, al Presidente del Senato un messaggio di solidarietà a Nino Di Matteo, solo il Presidente del Senato mi ha risposto. Dal Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Camera, il silenzio. E quando si tratta di minacce di morti, quei silenzi sono lugubri perché sono forieri di morte. Bene, credo che ci resti salutare e ringraziare l'ingegnere Salvatore Borsellino, grazie per la sua disponibilità, ci consente di stringerle la mano. Certo, grazie a voi, grazie. Per essere venuti a trovare Paolo, grazie. In questa casa dove Paolo continua a vivere e continuerà a vivere. Sempre grazie. Anche quando io non ci sarò più. Sempre grazie a lei e a Paolo. Non c'ha mille anni, ma c'ha molto meno.